E a un certo punto arriva il ministro Luigi Berlinguer, ministro della cultura dell'università all'epoca, che purtroppo è deceduto qualche mese fa, e in un convegno che ha fatto dice: no, ma che statale, facciamo un'università nuova, un'università autonoma. Si sono rimasti tutti male perché un anno che trattavamo con la statale, però insomma ha detto il ministro, è già starsi. Benissimo, qual era il problema? Non c'era un euro per fare le sedi, la sede dell'università. Bisognava ristrutturare alcuni edifici produttivi della Pirelli, realizzare qualcosa di nuovo, dove insediare all'epoca la statale, poi questa famiglia nuova, ancora non conosciuta, nuova università autonoma. Come si fa, come non si fa? Pirelli era indebitata perché Leopoldo Pirelli si era imbarcato per conquistare la Continental in Germania, si è messo di traverso, una tre minacce la Pirelli. A un certo punto al governo viene un'idea. In una legge finanziaria, così si chiamava all'epoca quella che adesso si chiama legge di bilancio, ho messo un articolo tra gli altri. No? Le proroghe. No, cioè, no, adesso si cambia. No, adesso si chiama legge di bilancio, allora si chiama la stessa cosa, quella che si fa a fine d'anno, no? Ha messo un articolo tra gli altri dove hanno detto gli istituti di cui gli enti, che ha richiamato un articolo, ma vi dico quali sono. Sono gli istituti di previdenza, gli enti di previdenza, le casse di previdenza, quindi c'è di tutto, voglio dire, c'è dall'INPDAP, INPS, INPAN, quello dei medici, una cassa, ingegneri, architetti, la nostra cassa forense, geometri, rappresentanti, commercio e così via, no? Tutti gli enti di previdenza devono destinare il 20% delle risorse disponibili per i prossimi 3 anni per comprare o costruire immobili da destinare all'università, anche a fini residenziali e a ricerca scientifica. Beh, sono di fuori i soldi. Oggi i soldi per fare tutte le case che servono non ci sono, perché se noi guardiamo Milano, che ha 1.400.000 abitanti, più o meno, no, per Francesco, ma vediamo le dichiarazioni dei redditi, i 2/3 degli abitanti di Milano non arrivano a dichiarare lordi 25.000 euro, che vuol dire netti 20.000 o qualcosa del genere, vuol dire al mese non arrivano a 1.800 euro netti al mese. Benissimo. Se di questi 2/3, consideriamo che magari 1/3, o ha anche il reddito del marito o della moglie, oppure ha già casa, abbiamo 1/3 di gente che abita a Milano, che vive e ha un reddito di 1.800 euro al mese, non ha casa, non ha secondo stipendio in famiglia, e quindi non è assolutamente in grado di accedere alla casa. Se gli scade il contratto di locazione non sa dove andare. Quindi qui non è un problema che, come qualcuno mi dice, non si può venire a Milano che costa troppo. Qui il rischio è che quelli che vivono a Milano vengono espulsi. Ma noi siamo presenti al tribunale ieri, consiglio comunale. C'è uno svuotamento, perché passati 400.000 abitanti. Non, Milano, non ci sono, non si partecipa più al concorso di cancelliere, di assistenza della giustizia. Autisti della TM, infermieri, tutti gli operatori sanitari, il mondo della scuola, le forze dell'ordine. Questa gente qua non riesce a vivere a Milano, perché se un professore guadagna 1.800 euro al mese e non ha un marito o la moglie che ne guadagna tanti. Oggi un bilocale con cucina e servizi, ma non è il City Life che citavi prima, ma è un posto medio, sono ad Anfore. Di Bicocca. Meno di 1.200 euro al mese di affitto non costa. Anche all'Ortica, dove abito io. Ecco, vedi? Ma allora se deve spendere 1.200 euro di affitto e ne guadagna 1.800 netti, non ha la moglie o il marito e guadagna, come fa a vivere con 600 euro al mese, quello che costa oggi la vita? Per cui il presidente del tribunale dice non vengono neanche a partecipare ai concorsi per fare cancelliere. Abbiamo rispetto all'organico 42% in meno, i giudici ce ne hanno non so quanti in meno. Voglio dire, non si trova, non è possibile vivere a Milano in questo modo. Allora ci vogliono soldi. Allora cosa stiamo proponendo con Gianni al governo? Di fare qualcosa di analogo a quello che era stato fatto ai tempi per fare l'università perché questi enti che citavo destinare una quota per le edilizie, delle risorse per l'edilizia residenziale pubblica come ha fatto per l'università. Benissimo, chiaramente devono poi avere la possibilità di avere reddito da questo. Abbiamo fatto dei conti, oggi con 2.500 euro nel quadro commerciale, comprese spese tecniche, si riesce a costruire. Però non basta, perché un operatore privato di cui
dico che Ana rappresenta gli sviluppatori, ci deve aggiungere l'incidenza terreno, che vediamo che quantomeno sono 700, 800, 900 euro in base ai diritti volumetrici. Ci deve aggiungere gli oneri di urbanizzazione, contributo cominciato al costo di posizione. Certo, per vedere, scusi se la interrompo, però adesso che ha lanciato l'idea io mi faccio una proposta, anche perché gli assessori ci devono aiutare, di appena esce il testo, appena esce il testo del piano casa annunciato dal ministro, ci ritroviamo. Va bene. Con una questa cosa. È una bella proposta. Siete tutti grazie. Siete tutti d'accordo? Grazie.